cosa chiedete oggi? È che venga gestita politicamente la cosa, ovviamente confermare i ruoli laddove hanno avuto anche un decreto di superamento dell'anno di prova, mantenimento nella scuola anche per continuità didattica. Sono circa un centinaio le maestre statali che ad Arezzo rischiano il licenziamento ed il ritorno al precariato. Si tratta al 95% di donne che nel corso degli anni avevano preso ruolo con un contratto a tempo indeterminato, ma che adesso si vedono licenziate e riassunte con un contratto a tempo determinato sino al 30 giugno 2021 e così per il prossimo anno scolastico torneranno alle supplenze da precarie. Il tutto a causa di un complesso meccanismo che era iniziato nel lontano 2007. Il loro contratto a tempo indeterminato per quest'anno viene trasformato a tempo determinato da oggi e scadrà il 30 di giugno. Okay? Quindi ritornano 5, 6, 4 anni indietro a rifare le supplenze un po' per tutta la provincia. Già adesso con queste persone molte scuole devono ricorrere per le supplenze ma anche a coprire posti a persone senza titolo. Quindi prendere queste persone che sono di ruolo e che soprattutto la quasi totalità di loro ha già superato l'anno di prova, cioè c'è un certificato, c'è un attestato rilasciato dal dirigente scolastico e queste sono valide a tutti gli effetti per come insegnanti. Quindi un dirigente che gli ha dato il benestare per rimanere a ruolo. Un'altra cosa ancora più scandalosa è che è stato fatto un concorso straordinario nel 2018, il 1546, non selettivo, molte di loro lo hanno potuto fare e quindi alcune sono già rientrate, sono uscite dalla porta ma rientrano dalla finestra, mettiamola così. Quello che invece prevedeva quel concorso per accedervi era almeno 2 anni di servizio nella scuola statale. Chi non aveva questo requisito non poteva accedere. Quindi tutte quelle maestre che hanno lasciato la scuola paritaria, che ne so, nel 2017, con anche 20 anni di esperienza nella scuola, non hanno potuto partecipare allo straordinario, quindi queste sono fuori a tutti gli effetti. Magari ci entra una persona che ha fatto tutt'altro nella vita e ha avuto la fortuna di fare quei 2 anni precisi della scuola e rimangono fuori persone con un'esperienza enorme negli anni.